Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sta per arrivare ormai a breve il nuovo regolamento europeo e ragazzi, secondo me l'unica soluzione che abbiamo per diciamo accettare meglio quello che sarà il nuovo regolamento europeo è questo. Ci ho pensato molto ed è l'unica soluzione che abbiamo: un po' di olio di vaselina, perché ragazzi, secondo la mia opinione, questo regolamento europeo veramente ci farà molto molto male. Quindi ragazzi, a parte gli scherzi, fino adesso non ne avevo mai parlato, non avevo ancora fatto un video al riguardo, però adesso finalmente diciamo che tutto è un po' più chiaro e ormai praticamente è in via definitiva e sappiamo quindi di più o quasi tutto quello che sarà, ma è già abbastanza quello che sappiamo fino ad oggi. Quindi ragazzi, secondo me volare con i droni sarà veramente un incubo, ma non è tanto il fatto dell'aver creato tutto questo nuovo regolamento europeo che nel senso va a complicare tantissimo l'utilizzo dei droni, ma soprattutto la prima cosa che mi fa veramente incavolare è il fatto che ce l'hanno fatto passare all'inizio, cioè quando diciamo se ne è parlato proprio all'inizio di questo nuovo regolamento europeo, ce l'hanno fatto passare come per una cosa, cavoli, solo vantaggi. Ma no, non c'è niente di negativo, un regolamento che porta solo cose buone. Sì? Quali? Allora, le cose buone quali sono? Che posso volare anziché a 70 metri a 120 metri d'altezza, che posso volare in zone in cui prima non potevo volare? Sì, quali zone? In più in quelle zone comunque l'altezza, la distanza va sempre a diminuire man mano che ci si avvicina a una zona critica, quindi anche quello, voglio dire, non è una cosa così semplice. Posso volare fino a 50 metri dalle persone? Sì, ma penso che anche adesso fino a 50 metri dalle persone ci potevi volare, non ci potevi volare sopra. Ma non ci posso volare sopra neanche adesso con il nuovo regolamento, almeno da quello che ho capito io. Però queste cose supponiamo che siano i vantaggi che questo nuovo regolamento europeo ci viene a portare. Va bene. E gli svantaggi? 1. Registrazione dei droni. Prima erano solo i droni sopra i 250 grammi, quindi da un che ne so, uno Spark fino a un DJI Mavic Pro, a un Autelivo, un Parrot Anaphic, questi droni dovevano essere registrati, ovviamente non gratuitamente, perché sia mai che qualcosa venga fatto gratis. Quindi già che ti obbligano a registrare un drone devi pure pagare. Però non paga la persona, cioè, o meglio, io ho, supponiamo, 5 droni, li dichiaro tutti e 5 e pago, che ne so, 10 euro, perché paga la persona fisica che li possiede e li registra tutti. No, registriamo ogni drone, perché così sono più soldi che entrano. Quindi quei 5-10 euro che si dovranno pagare, perché non è ancora chiaro neanche questo se 5-10 euro, come se fosse la stessa cosa, non è 5-6 euro, 5-10 euro, a drone. E voglio dire, è vero che magari c'è gente che ne ha solo uno, ma tanta gente ne ha anche più di uno, perché poi non è solo droni da 1000 euro, che quindi uno magari ne ha uno solo o al massimo ne ha due, sono anche i droni da 50 euro, 40 euro, quindi questi droni che costano anche poco, uno può averne ovviamente più di uno e se li utilizza o li vuole utilizzare in maniera regolare li deve registrare e quindi pagare. Però in tutto questo dopo un po' sono arrivato alla conclusione di dire, però la gente che ha i droni sotto i 250 grammi comunque è tanta, perché sono pseudo giocattoli, non sono giocattoli, però non fanno riprese strafighe, non fanno niente, però la gente ha tanti di questi droni. Quindi quanti soldi ci smeniamo se non facciamo registrare anche questi droni? E allora adesso sembra che anche quelli sotto i 250 grammi vengano registrati, o meglio debbano essere registrati, quindi praticamente tutti, a parte che sia un drone giocattolo. Ovviamente il drone giocattolo è quello che sulla confezione è definito, mi sembra, un drone per bambini sotto i 14 anni. Se è dai 14 anni in su mi sembra che non sia più un drone giocattolo. Ma la cosa ancora più inquietante
è il fatto che la motivazione, ovviamente a quel punto dovevano anche dare una motivazione per cui anche quelli sotto i 250 grammi debbano essere registrati. E la motivazione che si sono inventati qual è? Hanno la fotocamera. Quindi vanno a intaccare la privacy delle persone. Ok. Quindi la privacy delle persone non la possiamo andare a intaccare con un drone, neanche con un tello, perché un tello, sia mai che con la sua mega fotocamera, vada ad inquadrare qualcosa che non si possa vedere. Non sia mai che un tello con la sua meravigliosa fotocamera in altissima definizione vada a captare persone o cose coperte da privacy, praticamente tutto. Però supponiamo che io stia su un appartamento in un palazzo, sul balcone, con la mia fotocamera, con un teleobiettivo che posso zoomare anche a 500 metri, la finestra di quello che mi sta di fronte o di quello che sta passando lungo la strada o di quello che porta il cane a fare i bisogni, cioè a quel punto lì la privacy dov'è? Dov'è? Però guai, se invece queste cose le faccio con un tello, bagai, tutto cambia, perché comunque il tello che fa queste riprese fantastiche, che mette in evidenza dettagli di una persona che passa. Ma allora, quindi la scusa di far pagare anche i droni sotto i 250 grammi è anche, diciamo, proprio una scusa campata in aria, nel senso che non sapevano come giustificarlo, visto che all'inizio non avrebbero dovuto pagare niente, invece adesso, per non smenarci i soldi anche lì e arraffare qualche euro in più, qualche tanto euro in più, cosa hanno fatto? Appunto, bisogna registrare anche quelli sotto i 250 grammi, almeno. Così sembra. E queste, diciamo, sono le cose. E questa è una delle cose che mi ha fatto incavolare di più, perché nel senso, va bene la privacy, va bene tutto, però deve essere fatto allora per qualsiasi cosa che filma o fa foto, perché col cellulare filmiamo, registriamo tutto il giorno, camminiamo, andiamo in giro in mezzo alla gente, filmiamo, fotografiamo e tutto, e lì la privacy va a farsi benedire. Non abbiamo l'autorizzazione di quello che c'è nella foto che ho fatto al lago mentre facevo la foto alla mia bambina col cellulare, passa via uno, rimane dietro la foto, non è che quello mi firma l'autorizzazione. O se io passo dietro a uno che sta facendo la foto e mi dice: mi firmi l'autorizzazione che ho fatto la foto al cane e sei passato via, ti si vede. No. Però se lo facciamo con un drone, a quel punto violiamo la privacy e allora registriamo il drone. Ok, va bene. Quindi chiudiamo la parte privacy. Un'altra cosa importante saranno i corsi e i test online, non per i droni sotto i 250 grammi, ma per i droni dai 250 ai 500 grammi ci sarà un corso e un test online, mentre per i droni sopra i 500 grammi, cioè quelli fino a Mavic Pro per intenderci, dovranno fare il corso online e un doppio test sempre online. Sembrerebbe che questi corsi, questi test siano gratuiti, mi sembra strano, però almeno in questo forse saranno gratuiti. Vedremo se rimarrà così. Quindi la mia opinione su questi corsi e test ci stanno, nel senso che comunque non perché uno fa il corso e il test online poi faccia le cose in maniera giusta. È come fare la patente di guida, poi non è che uno che perché ha passato la patente di guida allora fa tutto bene, tutto preciso, rispetta ogni regola del codice della strada, quindi nel senso, però magari si vanno ad apprendere delle informazioni che magari uno proprio non sa o non ha mai valutato, quindi facendo questi corsi online probabilmente si vanno magari a prendere nozioni di un qualcosa che non si conosceva proprio, indipendentemente che poi uno rispetti o meno le regole o comunque quello che è il volo. Quindi da un certo punto di vista, se rimane gratuito, potrebbe anche essere interessante l'idea di questi corsi e test online. Se invece diventano a pagamento anche queste cose, allora veramente diventa tutto una cosa nata a scopo di lucro e basta. Quindi chiudiamo anche il discorso corsi e test online. Un'altra cosa che veramente mi ha fatto imbestialire è il fatto di avere comunque un segnalatore elettronico sul drone. Che allora di base potrebbe anche avere un senso per vedere chi era a volare in quel punto, cioè adesso non so cosa vogliono andare a vedere, comunque però tu mi controlli e la mia privacy?
Cioè, allora la privacy in quello no, non c'è. Cioè, io posso andare a volare col mio Fimi X8 in un posto e c'è chi sa che io sono lì. Ma perché io devo far sapere a qualcuno che sono lì? Ma non che sto volando, cioè, ma non solo perché sto volando con il drone, lui sa che se sta volando quel drone ci sono io e io sono lì. Ma non ho capito, cioè, e quella la privacy? Dov'è? Alla faccia della privacy, quando io mi muovo con un drone, sanno dove sono. E in più uno mi dice, eh sì, però è per vedere se magari infrangi le regole o meno. Ho capito, anche in macchina ci sono i limiti di 50 all'ora in paese, i limiti di 130 in autostrada, ma non è che vado in giro con un segnalatore elettronico che segnala quello che sto facendo e dove sono. Quindi, di base, perché tutta questa cosa? Poi non è che con la macchina, ma con la macchina fai meno danni che con un drone. No, sto cavolo. Con la macchina se investo uno, lo investo, lo ammazzo. E le probabilità sono maggiori rispetto a un drone che faccia male a qualcuno. Anche perché poi torniamo sempre al solito discorso. Se poi uno non lo registra, non ci mette il segnalatore, va a volare sopra un aeroporto, siamo sempre a quel punto. Quello col drone ci vola e te, pirla, che l'hai registrato, hai messo il segnalatore, che magari già facevi tutto in regola, perché magari facevi già esattamente quello che andava fatto prima, stavi nei 200 metri, stavi in 70 metri d'altezza, magari andavi anche a 250 metri, per l'amor di Dio, e infrangevi le regole, però le infrangiamo anche in macchina, perché quanti vanno a 50 all'ora e non vanno a 60? O in autostrada anziché 130 vanno a 135-140? Voglio vedere, scagli la prima pietra, chi non l'ha mai fatto una cosa del genere. Però è un infrangere la regola minima, nel senso, in una tolleranza comunque sempre di sicurezza, perché non è che da 50 andiamo a 100 all'ora, quindi se anziché andare a 200 metri fossi andato a 500, allora già cambia. Quindi questa cosa mi ha fatto veramente imbestialire, perché uno, finisce la storia della privacy, cioè c'è la privacy sulle immagini ma non c'è la privacy su dove mi trovo io. E due, io pirla che farò tutto in regola come tanti, va bene, quindi dovrò uno, tirar fuori i soldi, due, essere controllato, a prescindere che infranga o meno le regole, quindi controllato di sapere dove sono io. E mentre magari chi non li registra o chi se ne sbatte altamente delle regole di registrarle, tutto che... non sto neanche a giudicare se fa bene o fa male, uno fa quello che vuole, quindi potrebbe anche far bene a non farlo, come potrebbe far male, quello non mi interessa, però quello potrebbe andare a volare comunque sopra un aeroporto con un cavolo di drone e va bene, cioè non va bene, però nel senso lo può continuare a fare. Quindi ragazzi, queste sono le cose che veramente non accetto di questo regolamento, probabilmente anche tanti di voi, perché comunque avevo fatto un sondaggio facendo un post sul mio canale YouTube e questo è il risultato del sondaggio, quindi giudicatelo voi, il risultato è bello evidente. Quindi secondo me ragazzi ci hanno, diciamo, creato all'inizio una sorta di finto regolamento dove era, sembrava tutto bello, mentre adesso ragazzi, dopo che ce l'hanno fatto credere dove si andava, sì, no, non c'è più differenza tra chi lavora, chi no, adesso tutto bello, poi si può fare qua, si può fare là, si può fare giù, basta che lo registri, poi puoi fare qua, 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 no, puoi volare un po' più alto, puoi volare in certe zone che sono ancora da definire, quali prima non potevo e adesso posso, nel senso, prima non potevo volare sul Duomo di Milano, dopo potrò, non penso, quindi cambia poco. Posso volare in centro a Roma? No, quindi non potevo prima, non posso adesso. Posso volare sull'Arena di Verona? Non credo, non potevo prima, non posso adesso. Quindi ragazzi, secondo me, davvero, l'unica soluzione che ho trovato per, diciamo, accettare questo nuovo regolamento è questo, ragazzi. Quindi vi propongo di acquistare immediatamente un flacone di olio di vaselina, così accetterete più volentieri e più indolore questo nuovo regolamento europeo. Io vi ho detto la mia opinione, non avevo ancora fatto video al riguardo perché volevo capire di più e essere più sicuro di quello che saremmo andati incontro con questo nuovo regolamento. Quindi ragazzi, scrivetemi nei commenti la vostra, sicuramente ci sarà chi è
totalmente contro a quello che penso io, ci sarà chi è d'accordo, chi no, non mi interessa, scrivete quello che vi va, scrivetelo nei commenti, perché comunque è un cambiamento importante. Ragazzi, però se comprate un motoscafo radiocomandato e andate al mare e ci attaccate sopra una bellissima GoPro, un Osmo Action davanti che registra in 4K, quindi bello, definito e tutto, e filmate tutti quelli che sono lungo il bagnasciuga, va benissimo, lì non infrangiamo le regole della privacy, lì va bene, ma guai se volate con un tello o con un drone dove ci sono persone che possono essere filmate. Quindi registriamo questi droni forniti di queste fantastiche fotocamere. Ragazzi, se questo video con la mia opinione, con le mie esternazioni magari fin troppo accese, però ragazzi veramente a me sta cosa mi sta qua, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, se vi va, che magari ci metto pure questo come link d'acquisto, che ragazzi magari anche a buon prezzo, e iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo qui per i prossimi video. Voli o teste, ciao!